Jacopo Boscarini, primo giro un po', possiamo dire un po' lento rispetto ai tuoi standard insieme agli altri, poi nel secondo hai preso il via e sei arrivato piuttosto tranquillamente all'arrivo vincendo questa corsa del donatore. Sì, sì, è andata bene, sono contento di averla vinta. Oggi tra l'altro, oltre al corso io, ho portato diversi allievi che hanno fatto una bellissima gara, Ambra, Michele, Alessandro. E sì, sono partito abbastanza tranquillo e ho gestito abbastanza perché purtroppo il tempo stringe per il discorso della maratona di Firenze, che l'anno scorso avevo fatto bene e mi piacerebbe rifare, e vorrei approfittare quindi per potermi allenare bene domani. Naturalmente, se fai una gara così un pochino condossi, domani non puoi fare lavori ma corricchiare e basta, quindi ho cercato, ecco, di risparmiare energie in funzione di potermi allenare domani. Prima della gara hai detto, parliamo un attimo del Boscarini di recente, questa è una gara importante perché arriva, il circuito arriva nel cuore della Maremma, nel capoluogo della Maremma, oggi erano 130 la partenza, però bisogna crescere ancora. Sì, 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 assolutamente, no, è una cosa che un pochino sinceramente mi dispiace che non ci siano numeri più alti, perché secondo me io le ho fatte diverse di gare e partecipo anche a altri circuiti e penso che il circuito Corri della Maremma non ha niente da invidiare, anzi ci sono i posti migliori e Grosseto come città, che sappiamo che a livello poi di atletica leggera organizza i più grandi eventi internazionali delle categorie giovanili ma anche dei campionati assoluti. E poi abbiamo le gare su Montagnata, sull'Argentario, le colline su posti bellissimi, e organizzate bene, con passione, dalle 5-6 squadre che siamo, e sinceramente meriterebbero di più. Chi non ci viene, secondo me, si perde qualcosa di importante. Ci avviciniamo all'ultima parte della stagione, l'ultima parte del circuito, inutile dire che per voi della zona sud l'appuntamento più importante sarà con le Feniglia. Sì, sì, la Feniglia è una gara che invece per fortuna i numeri ce l'ha sempre avuti, e infatti adesso il pensiero sicuramente è a quella di organizzarla bene, di far divertire la gente e di riempirla, quindi tutto in Feniglia il 18 novembre e chi manca, ogni lasciata è persa. Corsa del donatore a Grosseto, ha vinto Jacopo Boscarini, ma il protagonista di questa giornata è Francesco Iacomelli, Orbetellano Doc. Francesco, ti abbiamo visto secondo, grande protagonista, com'è andata? È andata benissimo, sono arrivato qua con un bel carico settimanale perché la scorsa domenica ho corso a Parma, ho fatto 2.43 e poi non mi sono fermato per il resto della settimana, quindi a oggi ho 169 km sulle gambe per la gara di oggi. E quindi è andata bene, ho lottato un po' con Christian Feuss, che è il mio riferimento, per me è un mito, ma penso lo sia per tutti. Quindi è andata bene, meglio di quanto mi aspettassi. Francesco, non sei un personaggio che passi inosservato, spiegaci il perché di questa bandana, ad esempio. Allora, questa bandana non l'ho presa in Giappone, ma alle Hawaii, durante un viaggio che ebbi modo di fare grazie al generoso invito di un'amica di mia madre, in un periodo in cui non me la passavo benissimo, e quindi avevo anche un po' staccato con la corsa e decisi di riprendere. E feci la maratona di Honolulu. Prima di andare a Honolulu, appunto, io ero su un'altra isola, trovai questa bandana e altre, sono abbastanza diffuse, e decisi di metterla. Da lì non l'ho più tolta perché mi ricorda comunque il superamento di un periodo non terribile, però non particolarmente aureo. E quindi essenzialmente è un vezzo che mi porto dietro da sempre, da quel momento lì. Francesco, se sentiamo parlare di maratone e di altre gare molto lunghe, sì. Com'è che sei capitato nel circuito Corri della Maremma dove le gare non sono lunghe e com'è nata la passione per la corsa? Allora, parto dalla seconda domanda. La passione per la corsa nasce dopo il 2010 o poco prima, perché ero in sovrappeso, quindi decisi di mettermi in forma e cominciai gradualmente ad arrivare a un carico settimanale di 60 km. Poi nel 2013, parlando con il mio commercialista, mi disse, lui è un ex maratoneta, pensa a quelli che al passatore fanno 100 km. Allora io decisi, così, per fare una spacconata, faccio il passatore e poi mi ritorno a fare le mie corse settimanali tranquille. Invece da lì poi è nato l'amore per l'agonismo sano, perché ci tengo a precisare che io faccio le gare perché corro e non corro per fare le gare, quindi questo mi avvantaggia molto sul fondo. Andai al passatore, insomma, e feci 9 ore e 40. 6 mesi dopo feci la 100 km delle Alpi, feci 9 ore spaccate e poi da lì un'altra ultramaratona, e la mia quarta gara in assoluto fu invece la maratona di Terni, la maratona di San Valentino, dove feci 2 ore e 59, e poi per tutto il resto ho fatto al momento 23 maratone, tutte sotto le 3 ore, la più veloce 2.39.54, e
conto di farne diverse. Prossima domenica sono a Francoforte e poi a Tokyo, perché sono stato selezionato nel 2019 uno tra i 300 semi-elite stranieri. E tra tutte queste maratone c'è anche tempo per fare qualche gara nel Corriere della Maremma? Certo, appunto, infatti stavo arrivando. Il Corriere della Maremma è un'ottima occasione per fare quella velocità che un fondista come me magari tende a non fare, a sottovalutare o comunque a snobbare un po' per la motivazione, perché sono elementi specifici. Quindi le gare nel Corriere della Maremma, che sono molto diverse tra loro e offrono diversi percorsi, ma comunque aiutano ad aumentare la potenza aerobica, sono veramente utili. E quindi tante grazie a chi la organizza, a tutti i volontari, a chi sta dietro e chi si prodiga, non avendo nessun tornaconto poi, se non la passione, che comunque non è male. Emanuela Grewing, team YMCA, seconda vittoria consecutiva nel circuito Corriere della Maremma, dopo Castiglione vince anche nel capoluogo a Grosseto. Emanuela, oggi molto forte. Sì, molto forte, gara che diciamo si addice un po' alle mie caratteristiche, sali scendi, bella garetta, non tanto lunga, quindi diciamo bene, ho buone sensazioni e spero di andare sempre meglio. Dopo l'arrivo dicevi appunto sto migliorando, le sensazioni sono buone, la condizione cresce. Sì, 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 la condizione cresce, gli allenamenti continuano a dare risultati anche positivi, ho avuto una settimana di buoni riscontri e dai, mi aspetta, spero un ottimo inverno. C'è un finale di stagione interessante in questo circuito Corriere della Maremma, come per esempio la gara Corri nella Feniglia, che è un po' il clou di questo circuito, l'appuntamento è un appuntamento da non mancare. Io non l'ho mai fatta, però insomma come percorso mi piace, perché insomma rispecchia un po' anche la campestre, insomma tutto quello che mi rispecchia come caratteristiche. Vediamo, dai, c'è ancora un mesetto e mezzo. Ambra Sabatini, atletica Costa d'Argento, non è la vincitrice di questa corsa del donatore, ma è una delle grandi protagoniste, seconda assoluta tra le donne, tra l'altro autrice di una volata incredibile che appunto gli è valsa al secondo posto. Com'è andata, Ambra? Sì, è andata molto bene, mi sono divertita, è sempre un piacere gareggiare diciamo a casa e sono contenta del risultato. Prima parte un po' in controllo, eri stanca per gli allenamenti della settimana, poi invece l'hai accelerato. Sì, sì, l'energia si è fatta sentire verso l'ultimo, allora ne ho approfittato. Ambra, solo 16 anni, come sta andando la tua carriera d'atleta? Sì, diciamo che sono stata sfortunata quest'anno, però sono riuscita a riprendere dopo 7 mesi di infortunio e ora speriamo di puntare sul campionato. A quando la prima vittoria nel Corriere della Maremma? Scarpinato di Porto Ercole, la scarpinata del PC, diciamo. E a quando ci sarà invece la prima vittoria tra i grandi? Questo non si può dire.